reciproca autonomia. Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 29 marzo 2020, Libri TV a casa per l'emergenza coronavirus. Invitiamo tutti quanti voi a stare a casa. E siamo in compagnia di Blanca Bricegno, che conoscete benissimo, la nostra amica Indio, come io sempre la chiamo, resistente per la libertà del popolo venezuelano e cofondatrice di Aires Ven, e ovviamente oppositrice, parliamo proprio di questo, del regime già di Chavez, oggi quello di Maduro, e poi di quello che è in qualche modo succeduto a tutto questo, o formalmente semplicemente succeduto. E parliamo ovviamente appunto di Venezuela. Il titolo di questa trasmissione potrebbe essere Narcostato, qualcosa di cui in tutti questi anni abbiamo parlato con Blanca, che ringraziamo. Grazie Blanca di essere ancora qui con noi. Grazie a Liberi TV. Difatti può essere un giusto titolo, in quanto se ricordi che a novembre dell'anno scorso a Forlì l'associazione Il Dito nell'Occhio ha fatto una conferenza sul Venezuela e giustamente ad Aires Ven è stato assegnato il tema Il Venezuela un narcostato. Sì, di questo parliamo perché c'è stata una conferenza stampa importante del procuratore generale negli Stati Uniti, che appunto dice delle cose importanti. Però, siccome rispetto all'ultima volta che ci siamo visti sono accadute delle cose nel Venezuela, volevo un attimo fare una super sintesi che, se vuoi, tu ovviamente completerai e mi correggerai. Se appunto ometto qualcosa o se sbaglio qualcosa, per far capire un po' il contesto di questo paese, per chi magari vede per la prima volta i nostri incontri video via Skype, che ringraziamo sempre Skype di esserci. Che cosa è successo in Venezuela in questo periodo? È successo che eravamo rimasti a Guaidó, che era in qualche modo succeduto a Maduro, ma è successo che adesso ci stanno state delle elezioni, 5 gennaio, delle elezioni con l'Assemblea Nazionale che ha eletto con 81 voti Luis Parra come presidente. Ci sono stati Guaidó che ha gridato al colpo di Stato, i seguaci di Guaidó pare si siano riuniti nella sede di un quotidiano, il Nacional, e abbiano eletto Guaidó presidente dell'Assemblea e presidente ad interim. Quindi praticamente abbiamo in questo momento in Venezuela due persone che si proclamano presidenti. È un stato di caos totale, la popolazione vive una situazione di dramma sociale, economico, sanitario, di cui abbiamo parlato più di una volta, con problemi anche alimentari, problemi di ordine pubblico, è un eufemismo, ovviamente in una situazione completamente fuori controllo, e in prospettiva ci sono delle elezioni legislative, le quali credo che si possa dire Maduro ovviamente abbia delle aspettative di poter riprendere un po' le redini del tutto. Questo è il contesto, se Blanca tu me lo certifichi in qualche modo, o se vuoi completare qualcosa, soltanto il contesto per incorniciare quello di cui parliamo oggi. No, lo certifico. L'Assemblea Nazionale Prostituente, che così la chiamiamo, che è illegittima, quindi tre assemblee, due tribunali supremi di giustizia, due fiscali della Repubblica, cioè procuratori, forse un terzo verrà, non si capisce, e due modalità di diventare presidenti interini. E praticamente il paese è in una condizione pietosa. Sappiamo benissimo, l'abbiamo detto, che tra i fattori socioeutropici che reggono nel Venezuela, che sono giustamente l'odio
la menzogna ed il terrore hanno saputo generare il castrocomunismo venezuelano con la pseudoposizione collaborazionista elettoristica digitale o stalinista, hanno potuto sostenere in questi 20 anni una specie di olocausto o holodomor, sterminio del popolo venezuelano, utilizzando soprattutto la fame e la salute, di cui conosciamo benissimo che questi regimi hanno molta esperienza perché è una potentissima arma politica. Con la situazione del coronavirus è uscito un comunicato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dicendo che il caso Venezuela è di altissimo rischio date le condizioni della popolazione. Quindi stiamo veramente, tanta gente, semplicemente un po' nelle proprie mani. C'era un Twitter di una signora che diceva: siamo nelle nostre mani, dobbiamo curarci. Noi stessi siamo nelle mani di Dio. Tu sai che siamo un popolo credente. Sì, in tutto questo il 26 marzo, credo che sia stato il 26 marzo, perlomeno è pubblicato il 26 marzo, il video, c'è cioè una conferenza stampa importante che si è tenuta appunto negli Stati Uniti, in cui compare che è il procuratore generale, Jeff Berman, che è il procuratore distrettuale meridionale di New York, e Arianna Fajardo, procuratore del distretto meridionale della Florida, che partendo appunto da Barlow, annunciano che c'è una taglia su Maduro. Parlano già di ex vertice, quindi ex sistema di vertice venezuelano, vertice politico, ed è tutto collegato ovviamente al traffico di cocaina, un piano al quale pare appunto Maduro sia stato al vertice per inondare gli Stati Uniti di cocaina. E si articolano appunto le varie modalità. Ecco, cominciando appunto da Barlow, poi il video lo metteremo anche nelle indicazioni di questo nostro video. Che impressione ti ha fatto? Peraltro si certifica anche qui una cosa che tu e che su questa emittente, su Libri TV, andavi dicendo, appunto, il narco-stato. Sì, beh, cioè, abbiamo sempre detto che Venezuela è un paese di altissima pericolosità perché non solo gira attorno al narcostato, lo Stato è in sé mafioso e in più ha quest'altra componente del terrorismo. Sicuramente è stato molto interessante la presentazione del procuratore generale William Barr, perché lui in primis sottolinea, inizia con una quantità, dice: sono arrivati 250 tonnellate metriche, 250 tonnellate metriche di cocaina attraverso il connubio con il Venezuela, le FARC, eccetera, e queste sono stati 30 milioni di dosi letali. Questa situazione è stata poi e viene i casi vengono divisi nel distretto sud della città di New York, il distretto sud della Florida e poi veramente nel Texas. Avevamo una volta parlato a Houston di quel famoso Roberto Picon con una tangente di 1.000 milioni di dollari, e questo lo potrete trovare. La cosa, lui dice veramente, io cerco di tradurre queste parole che lui dice, dice: Venezuela è infetta di corruzione e nessuna istituzione funziona, soltanto si beneficiano persone di alto livello in questi 20 anni. E poi la cosa molto importante è che lui dice l'ex regime, l'ex governo. Vediamo questa frase così importante dove va a finire. Indubbiamente la procuratrice del sud di Miami, lei racconta, fabbrica anche una sua spiegazione attorno a una situazione della sua vita personale, perché lei dice: quando vado in ufficio io mi trovo con le esuberanze
il lusso, eccetera, di questi venezuelani che vivono del lavaggio, cioè come si dice, riciclaggio di Praticamente Arianna soldi. Pacarto fa una specie di rapporto, diciamo, quasi quello Visivo. che lei ha percepito guardando e vivendo lì e lavorando nel sud della Florida, con lo scenario di appartamenti, yacht, jet privati intestati a generali venezuelani, oggetto praticamente dell'attività di ripulitura del denaro sporco, insomma. Sì, e Barr fa un'altra cosa quando dice, sì, quando Barr dice questa cosa del ex regime, poi lui dice che tutte le istituzioni infette di corruzione sono, e di questo traffico illegale di droga, sono, cita proprio, dice, il potere esecutivo, il potere giudiziale e i militari. Non nomina il potere legislativo, che è quello con cui abbiamo aperto la conversazione, perché probabilmente, ovviamente, Guaidó aveva fatto un viaggio, si era venuto in Europa, poi era andato negli Stati Uniti, ad un certo punto è stato ricevuto da Trump, è andato al Senato ed è tornato. Certamente ha dato una dichiarazione che io la trovo strana, qualcuno se mi segue troverà il Twitter, dove lui dice che bisogna mettersi d'accordo con la parte del regime che è già stata accusata di questa cosa e altri partecipanti. Sicuramente Aidesven non convoca ad astensione a queste elezioni, sai che si arriva lì. E sicuramente non partecipa in un mondo che pretende solo una continuità. Ma questo forse è tema da approfondire in un altro momento, perché Sì, noi beh, sì, abbiamo anche perché c'è una molti. situazione in evoluzione. Adesso dobbiamo vedere un pochino quello che accadrà. Ci sono queste elezioni legislative. Non so adesso quando, non so se anche lì la situazione Covid è così drammatica che ci saranno degli spostamenti più o meno pretestuosi per la questione. Ma insomma, la cosa anche importante che William Barr in qualche modo descrive è che questo piano, quello proprio piano, lui parla per inondare gli Stati Uniti di cocaina, è stato realizzato grazie alla collaborazione di una parte delle FARC, che erano le Forze Armate di Rivoluzione Colombiana, le quali praticamente avevano fatto con la Colombia, col governo colombiano nel 2017, se non erro, una pace, avevano deposto le armi, se così possiamo dire, ma una parte di costoro, se non erro, lui li quantifica in 2500 o qualcosa del genere, Sì, tonnellate cubiche. non aveva accettato, insomma, questa deposizione delle armi, ed era proprio da questi vertici del governo venezuelano stato incitati a produrre e a commerciare questa cocaina, tanto da dare uno spazio all'interno del Venezuela per facilitare il trasporto di questa cocaina che veniva coltivata in una regione nord della Colombia, Santander, probabilmente anche una zona molto molto bella, ho guardato un po' con le mappe di Google. E quindi passare vicino il confine venezuelano per poi andare verso il lago di Maracaibo e da lì con aerei o con navi raggiungere gli Stati Uniti. Quindi veramente viene descritta questo piano, questa strategia. Sì, ricordati che una volta abbiamo parlato di un aereo che era stato bruciato in Honduras con un traffico, poi ci sono i Narcos Sobrinos della moglie dell'illegittimo Maduro che sono in prigione nel distretto di New York. No, sicuramente, diciamo, la cosa è complicata, nel senso che possiamo dire, questo gruppo delle FARC
si distribuisce nell'Occidente, appunto, nella penisola nella zona di Perijá, dove ci sono poi le popolazioni indigene, lo Wayuu, che sono una popolazione che dura, cresce ed ha una sua propria modalità di essere società. In questa zona, tra la frontiera tra il Venezuela e la Colombia, sicuramente hanno trovato molto riposo le forze della FARC. Soprattutto, sai, hanno iniziato a passare. C'è sempre stata questa cosa da quando esiste la guerriglia, i contatti di frontiere. Ricordo che abbiamo fatto un programma dove spiegavamo l'uccisione di diversi militari perché c'era stata un'ingerenza di un cartel dello Sole in una zona di contrabbando, soprattutto di benzina che non apparteneva, eccetera. Però diciamo dal 2001 ci sono stati, cioè quindi ancora Chavez, ci sono stati delle denunce che hanno fatto, presentavano a Chavez dei militari dicendo va bene, c'è questa zona della guerriglia, c'era l'operazione Sierra Maestra, si chiamava, ma lui veramente non ha fatto attenzione, fra virgolette, cioè lui aveva il suo progetto, sapeva benissimo dove voleva andare, poi realizzavano la loro funzione e segnalavano non solo le zone di rifugio, ma anche le zone di produzione. Quindi ad un certo punto si inizia come a fare l'occhio chiuso di fronte a queste cose, a questa situazione. La FARC vive, e c'era soprattutto prima di questo trattato di pace, una grande intensità del traffico di droghe, con i sequestri, l'estorsione, eccetera. Ad un certo punto il cartel de los Soles non è che inizia con Chavez, veramente inizia nell'anno 90 perché c'era un colonnello nella zona dell'Oriente del paese e quindi portavano la droga, era uno della Guardia Nazionale, che è quella che vigila frontiere e territorio, e la portavano fuori verso le altre isole dei Caraibi. Perché l'Oriente è zona di mare, poi all'Oriente, come dire, c'è l'Atlantico, poi l'uscita dove l'Orinoco sfoggia, e quindi però era una piccola cosa. Tra loro c'è un personaggio che si chiama Hugo Carvajal, il generale maggiore Hugo Carvajal era capo della polizia di intelligenza militare e lui parla con le FARC. E lì ovviamente c'è un traffico di armamenti, ovviamente c'è una logistica dove le FARC possono trovare questo respiro. Ricordati che c'è stato in un momento del governo di Uribe, e che ne ha parlato, che Uribe ha bombardato nella zona dell'Ecuador, una zona dove c'era le FARC, avevano ucciso uno dei capi Reyes, e si erano trovati i computer e una quantità di dati, e in questi dati c'era già il fatto che praticamente la politica di Stato di Chavez era passare verso questa prospettiva. Nella Guajira, dove ti ho parlato prima, c'è un cartel, il cartel della Guajira, che è molto forte, che assieme al cartel de los Soles, insomma, gestiscono questo gigantesco traffico sia verso l'Europa che sia verso gli Stati Uniti. Il problema di terrorismo è associato anche al fatto che le FARC sono considerate. Quindi l'accusa include questa cosa.
Il cartel della Guajira c'ha un capo che si chiama Hermógenes González. Nel 2007 era già stato conosciuta questa situazione. Una sua nipote, sì, è la moglie del generale o del colonnello Cliver Alcalá Cordones, che è uno dei ricercati e che si è consegnato il 26, è uscito il 27, ha fatto dichiarazioni e ieri si è consegnato negli Stati Uniti e qui si crea un gigantesco che è il seguente. Questo signore dice che lui era capo di con i quali pretendevano entrare per buttare giù il governo di Maduro, perché a un certo punto, almeno in apparenza, Maduro e Carvajal, perdon, e Cliver Alcalá sono entrati come in una specie di conflitto. Devo dire che una parte dell'opposizione si è occupata non solo a lodarli, ma soprattutto a Cliver Alcalá. Persino il padre Ugalde, che è un gesuita, ha prestato spazi per fare conferenze dove lui dava grandi dichiarazioni e lui adesso asserisce che questa brigata, non so se brigata è troppo, ma comunque questo plotone, era stato concordato con Juan Guaidó e un altro grande esperto di elezioni, credo che l'abbia nominato qualche volta, JJ Rendón. Ovviamente tutto sarà da dimostrare. Lui dice che ha un contratto scritto e che in più queste armi e questa situazione era anche approvata dagli Stati Uniti d'America. Questo rappresenta un serio problema perché quando Hugo Carvajal era in Aruba, anche questo l'abbiamo raccontato, e gli americani erano quasi praticamente l'avevano preso, il Venezuela l'ha potuto recuperare perché lui, consule in Aruba, che è un'isola olandese, eccetera, è tornato. Invece adesso Cliver Alcalá è come ti può dire, gli è sfuggito di mano. Ovviamente lui è stato un uomo molto molto importante perché è arrivato ad essere ministro della difesa del Venezuela, ma poi a lui improvvisamente, curiosamente, lui è stato inviato nella zona dell'Estado Bolívar, nella zona della Guayana, come chi dire declassato. Ma il declassamento è stato semplicemente in tutto l'armare l'arco miniero del Venezuela, dove ci sono ha propiziato eccidi, soprattutto dell'indigene de los Pemones, e quindi veramente questo è un uomo che ha moltissime responsabilità e Quindi la molte. conferenza stampa è un cartello, diciamo, riepilogativo di tutta questa operazione. Sì, lui è adesso te lo Lui dico. c'è 10 milioni di euro di Italia. Sì, Hugo Carvajal y Clives Alcalá, che sono questi due di cui ti sto parlando, sono in totale 55 milioni. Aires Ben considera curioso che né sulla testa di Vladimir Padrino López né su quello di Michael Moreno ci sono tagli perché, sai, è probabile che siano giochi che loro conoscono bene, lasciano nella cupola qualcuno, non ancora così perché potrebbero veramente essere anche loro. Ricordo che una volta avevamo detto che in Venezuela quattro eserciti sono entrati perché è un paese invaso e si distruggeranno fra loro. Questa situazione è così. Ora,
Diciamo che è molto importante questa situazione, perché probabilmente gli Stati Uniti, con questa dichiarazione di cui abbiamo detto dell'altissimo rischio del Venezuela, perché dice 8 volte più alto il rischio di moltissimi del coronavirus, sicuramente in questa azione dà un respiro nella possibilità di definitivamente far entrare aiuto umanitario, perché, ecco, di questo non abbiamo parlato, credo, però c'è stato un 23 gennaio dove Guaidó si è giuramentato in un cabildo aperto presidente ad interim. Poi c'è stato il 23 febbraio dove dovevano andare a prendere l'aiuto umanitario che poi non è riuscito ad entrare e soprattutto lì ci sono stati degli scandali giganteschi perché persino della comitiva che lui aveva inviato, oltre a quanti soldi si sono rubati, c'era uno che è morto in un prostibolo di overdose, eccetera, eccetera. Poi il 23 marzo lo sorpassiamo, ed il 30 aprile loro avevano convocato una grande manifestazione per il 1° maggio anticipata. Lì ci sono stati successi dove molte persone hanno perso la vita, come sempre, ma lì c'è stata la fuga di Leopoldo López, che è il vero capo del partito di Juan Guaidó, che è Voluntad Popular. Avevamo spiegato che è a rotazione, Sì, ecco, questo è questo il l'avevamo spiegato. Sì. programma. Quindi arriva, questo è in un'ambasciata della Spagna, insomma, fallisce tutta questa cosa e questa azione dove, questo complotto, dove partecipavano Michael Moreno, Vladimir Padrino, era sostenuta dagli Stati Uniti, questa cosa è fallita appunto e basta. Abrams, che è l'incaricato sull'America Latina, aveva detto: noi abbiamo persino registrazioni e possiamo dimostrare che sì, erano. Però loro poi sono apparsi con Maduro su, ovviamente, un grande palcoscenico dicendo che loro avevano fatto per finta ed eccetera, si sono accordati, ma questa situazione rimane ancora stand-by di Bene, la situazione profondo istituzionale chiarimento. venezuelana la riprenderemo in mano. Oggi ci siamo, diciamo, concentrati su questa notizia di questa messa in stato d'accusa con tanto di Italia per tutti i vertici venezuelani diciamo, del potere di Ma Maduro. questo cioè, è un piano strategico ed è un piano strategico grandissimo, ti dirò. Non è solo così come apparenta di essere, perché ci sono 49, negli Stati Uniti ci sono 49 agenzie di intelligenza e dalle dichiarazioni di Barr si deduce che hanno le porte aperte per qualsiasi tipo di azione. Quindi la pressione è gigantesca. Adesso, dichiarati così, in questo modo, wanted, che sono, li chiedono, quelli che viaggiano tantissimo, tipo il Tarek El Saimi, che c'ha pure lui il quarto delle foto da Sì, sinistra a destra, bene, di lui abbiamo parlato moltissimo, io lo chiamo l'Alzheimer, ecco, e lui viaggia molto in Turchia perché ha in mano tutta la situazione di quello con cui abbiamo aperto, no? Quando Pompeo dice Hamas è attivo nel Venezuela. Quindi tutta questa situazione ce l'ha in mano, viaggia in modo molto, diciamo, silenzioso e prudente. Adesso probabilmente sarà difficile perché questi aerei con queste persone possono essere fatti scendere in un posto dove possono essere
messi in carcere. C'è stata la situazione con l'Europa curiosissima, perché la Delcy, la vicepresidente, la Delcy Rodríguez, è arrivata in Spagna quando l'Unione Europea ha un divieto che questa gente possa transitare neanche i cieli europei. È arrivata, c'era una fiera di prodotti venezuelani, con questa scusa, all'aeroporto, non è uscita dall'aeroporto, ma l'aeroporto è stata ricevuta da ministri di Sanchez, e noi non possiamo dimenticare che c'è un profondo rapporto, questo abbiamo raccontato molte volte, tra Monedero e Chavez, c'era un rapporto forte, quando Chavez non poteva più dare soldi per questo partito Podemos, e poi si è triangolato anche con l'Iran per la televisione che poi avevano assegnato a loro. Quindi ti fermo Blanca, perché qua stiamo veramente andando oltre con i tempi. Sì. E poi anche con gli argomenti dovremo sicuramente rivederci per approfondire, o meglio, per tornare a fare aggiornamenti sulla questione istituzionale di questo paese. Sì. Anche perché appunto ci sono queste prossime elezioni legislative, in teoria quando sarebbero fissate? Bene, adesso bisogna vedere, perché Aires Vents, insomma, ANCO e ad altre organizzazioni che hanno chiesto con straordinaria chiarezza, noi consideriamo che è impossibile farle. Questo, noi aspettiamo anche che forse nelle Nazioni Unite un gruppo di paesi dica che questa è un'ingerenza, che non è così, questi si dichiareranno innocenti, hanno gli avvocati, insomma, vediamo come si evolve questa situazione. Ma certo è, per esempio, che il Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, che è in Spagna, lui era, doveva ogni 15 giorni, era in condizione, come si dice, di controllo del potere giudiziale spagnolo, perché era accusato, gli Stati Uniti chiedevano appunto l'estradizione, ma lui è fuggito, e si commenta che è proprio il Centro Nazionale di Intelligenza della Spagna che sa dove è e lo protegge, anche perché in questo momento questo Centro Nazionale di Intelligenza è in mani a Pablo Iglesias, e quindi noi non sappiamo. Tutta una documentazione di tutti i corrotti boliburghesi, bolicico, eccetera, che vivono in Spagna, dove hanno trovato un grande paradiso, e possano essere o distrutti. Okay. Io ti volevo aggiungere che comunque loro adesso sono in un po' in pericolo, perché Maduro deve poter dormire in diversi posti, c'è nel Fortetuno un bunker. Però la foto è uscita con la richiesta, con l'offerta di denari, il Venezuela ha avuto grandi, grandi, grandi poliziotti, persone espertissime in materia dell'antidroga, questa gente, uno di loro, il commissario Simonovic, per la cui vita abbiamo anche pregato qua su Liberi.tv, negli Stati Uniti, diciamo, sanno molte cose, sanno come condurre, e è una cosa internazionale, perché ci sono altri servizi di intelligenza. L'Israele è in Colombia, i britannici pure hanno personale di intelligenza sia in Venezuela che in Colombia, gli Stati Uniti ovviamente, e tutta l'informazione precedente di questo Centro Nazionale di Intelligenza della Spagna. Ci sono quelli che cacciano le taglie, le ricompense, sono i mercenari che devono poter aspettare che la loro azione possa essere, diciamo, approvata dagli Stati Uniti, perché loro, la loro taglia possa avere un carattere di legalità, indubbiamente. E poi di questo avevamo una volta fatto un accenno, che hanno delle case dove in queste case ci sono seppelliti milioni, centinaia
milioni di dollari, gioielli, oro, non si sa, però molte di queste case sono identificate e coloro che sono dietro questo sicuramente stanno aspettando. Io chiedo scusa che sorrido, ma il mio dolore invece è gigantesco per la mia gente. Lo sapete, tanti anni che sono in questa battaglia. Gianni, io vorrei solo fare salutare in un modo molto, molto diverso a come lo faccio sempre, tu mi dimmi, saranno 2 minuti. Tristemente l'ideologia di sinistra ha sostenuto questo olocausto, i nostri bambini che sono la nostra memoria muoiono di denutrizione e di malattia, i nostri adulti che la forza produttiva muore, adesso pure sarà una parte consumata dal coronavirus, i nostri anziani sono la memoria, vanno via in modo indecibile, e insomma c'è anche un problema di cui potremmo fare una puntata, Gianni, magari anche breve, su il fatto che Maduro si è proclamato la quarta persona della Santissima Trinità, c'è un problema anche con Sì. la Chiesa evangelica. Ecco, quindi diciamo che per noi pure Borrell è un problema come lo era la Mogherini per la situazione del Venezuela. E, se vuoi parto con il saluto o Sì, tu mi dici. ti do qualche minuto proprio perché siamo proprio in chiusura, abbiamo parlato tantissimo. Io lo leggo, chiedo scusa. Allora, così come abbiamo ricevuto bene dalla nostra matria Venezuela nell'orizzontalità delle nostre vite, là dove i nostri obelischi e i nostri antenati sono seppelliti, così nella verticalità cristiana ontologica ad Aires Ven, proponiamo, porgiamo un brevissimo invito a coloro che ci seguono, con il rispetto dei diversamente credenti, dei non credenti, ad una riflessione. Emanuele, il grande nome dato su ogni altro nome, Dio con noi. Lo Spirito Santo, Dio in noi, dove per noi cristiani è salvezza e giustificazione. Il terzo passo è noi con Gesù, salvati, giustificati e nella sua presenza. Il Signore vi benedica e vi guardi, il Signore volti i suoi occhi su di noi, su di voi, sull'Italia, sul Venezuela. Il mio Signore vi doni la pace. Grazie Gianni. Grazie Grazie Blanca anche per Pedicenio, questo. un saluto a Blanca, siamo tutti a casa, stiamo attenti e a presto di trovarci su Libri TV. Grazie, ciao. Ciao.